passare! L'anziano non deve passare! Oggi è la giornata mondiale al diritto allo studio, vi sentite garantiti in questo diritto? No, non ci sentiamo assolutamente garantiti, tant'è che il governo ha appena tagliato con la manovra finanziaria il 90% dei fondi destinati proprio alle borse di studio e alle case dello studente. Dicevano che la protesta anti-Gelmini era finita, che cosa avete da rispondere? Che finché c'è la Gelmini che prova ad arrivare in Parlamento, ci sono gli studenti sotto al Parlamento che cercano di bloccarla. La riforma Gelmini è l'ultimo tassello di 20 anni di riforme che ci hanno non solo precarizzato il futuro, ma distrutto anche la qualità della formazione. E credo che in questi giorni c'è la battaglia finale. Perché se si approva la riforma, di fatto molti studenti non potranno più accedere all'università. Siamo qui a protestare oggi perché questo è il luogo in cui stanno decidendo del nostro futuro, ovvero del futuro dell'università e della scuola. Per cui proprio oggi si discuteva del patto di stabilità in cui era previsto la votazione del maxi emendamento cosiddetto che secondo il governo andava a rifinanziare scuola e università, ma in realtà erano quei due spiccioli che hanno dovuto per forza dare alle cordate più potenti, per cui 500 milioni all'università pubblica e 300 milioni a scuola e università privata non sono di certo il rifinanziamento dell'istruzione pubblica, che è quello che serve, che è quello che serve anche diciamo a partire dal rifiuto totale del DDL Gelmini, che proprio nella logica di fondo va a ledere il diritto degli studenti di avere accesso all'istruzione e un accesso libero appunto per tutti, non solo per chi ha i soldi per mantenersi con delle tasse molto alte o in città molto care. Insieme agli studenti, per il degrado che sta subendo la scuola pubblica con i tagli di 8 miliardi previsti dalla legge Tremonti che vengono applicati e confermati da questa finanziaria, mentre oggi si aggiunge la beffa del fatto che sono state trovate le risorse per finanziare circa 250 milioni di euro per finanziare le scuole private. Sono stati rifinanziati circa 250 milioni di euro alle scuole private. Mentre all'università pubblica e alla scuola pubblica sono in atto solo tagli. Le scuole pubbliche vantano nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione crediti per oltre 1 miliardo di euro. Il Ministero ha già dichiarato che non darà nulla alle scuole pubbliche, intanto alle scuole private vengono finanziati per 250 milioni di euro. A noi sembra una politica assolutamente destrutturante nei confronti del sistema di istruzione pubblica italiana. C'è bisogno di forte mobilitazione e movimenti di protesta.